queste sono le fioriere poste davanti in prossimità praticamente dell'ingresso del municipio. Come potete vedere, lo stato dell'arte non è proprio dei migliori. Questa è la testimonianza della cura e attenzione del verde di questo comune. Come potete vedere, le querce in questione erano 5, ne è sopravvissuto uno. Percentuale di moria 80%, un record mondiale. Questo è il boscio, è stato aggredito da, diciamo, da una malattia che è dovuta alla piralide del boscio. Chiaramente per curarli bisogna provvedere, se no diversamente questo è il risultato. È la ostia, scusi il nome, qui manca l'acqua, ragazzi. Vabbè. Questa è Piazza del Seminatore e queste sono le condizioni in cui è attualmente Piazza del Seminatore. Sembra quasi che stia sprofondando. Lo vedi? Sì, allora, sì. Questo è un dislivello preoccupante. Veramente preoccupante, sembra quasi che sia staccato dalla casa. Anche qui. Quant'è che c'è di dislivello là? Ci sarà qualche 7-8 centimetri anche più. Ah. Sì. Questo è il centro di Sedriano, una villa che poteva essere utilizzata per tante altre cose, per fare qualche centro, qualcosa. Sta cadendo a pezzi, è un rudere, c'è un bellissimo buco nel tetto. Sono pietrini pericolosi che viaggiano in giro per il paese. Se aspettiamo ancora un po', rifacciamo tutta la... Ci possiamo giocare a castelli di sabbia là dentro. Eh sì. Una prova. Queste sono le splendide fioriere di Sedriano. Adesso facciamo una prova sulla qualità del terreno. Adesso vedrai che fuoriesce tutto dalla... perché è un terreno praticamente incoerente. Il tempo di arrivare, adesso secca com'è, chiaramente magari viene assorbita. Anche queste sono piante che resistono bene al sole e alla siccità, quindi se sono in queste condizioni evidentemente sono trascurati da mesi. Voglio dire, come si fa a fare in un parco così? Non c'è un albero di prima grandezza, cioè sono tutti alberelli di poco conto, ivi compresi, c'è uno sproposito di ciliegi da fiore. Evidentemente chi ha progettato il parco aveva un'inclinazione particolare per la, non so per che cosa, ma qui ci deve essere ombra e non c'è. Guarda la fonte. Qua c'erano i pesci di Pivetta una volta. Sfasciata, io non riesco a capire. E questa qua è l'opera di Celeste che dopo 3 anni versi in questo stato di degrado. Telecamere. Sì, ma tanto non funzionano. Questo qua vogliamo dire che questa roba qua è stata fatta nel 2012, giugno 2012, cioè precisamente 3 anni fa. Che schifo. Madonna mia. E che cazzo è sta roba qua? Però qui c'è un po' impisciato. Madonna mia. Ripeto, qua c'è anche un pannolino, là, cos'è quella roba? Qua siamo in uno stato di degrado di una struttura, ripeto, che c'ha 3 anni. Io capisco che questa è un'area che non si può utilizzare per niente, perché sappiamo che ci sono tutte le varie inchieste che la riguardano, però lasciarla in questo degrado è vergognoso. Questi erano 7 carpini, dico erano perché adesso sono sopravvissuti in 3, questo è l'ultimo morto che come dire, anche qui siamo sul 60-70% di default, nel senso che è un bel record, insomma. Allora, questa è una pista ciclabile che è parcheggio delle macchine. Sono quelle che fanno le prugnette? Sono sì, fanno delle prugnette e sono bellissime. Sono gli ultimi alberi che sono stati piantati. Uno per ogni bambino nato. Da allora non sono più stati messi, però non sono curati e sono morti. Questa è la condizione in cui sono. Questo parchetto è un'opera d'arte. Questa è l'opera d'arte della Rovella. Come ben vedi, arrivati a un certo punto se qua è aperto proprio perché e poi parte la recinzione. Tu questo pezzo di strada è buio completamente perché la luce non penetra. Dov'è che sono i lampioni che non li vedo? Sono là, vicino alla recinzione. Ah, eccolo qua. Guarda là, sono dentro le... Ma che schifo. Cosa c'è lì dentro, pazzesco? Lo vede? Lo vede? Sì. Piante nuove fra l'altro queste, sono state messe di recente. Un giardino qua?
Allora, questo qui è il solito tutore che non serve più e strozza l'albero. Quindi sarebbe il caso di rimuovere. Se non metterlo dentro. Non serve niente una roba così. Serve se lo usi. Certo. E lì è nuovo, è stato l'abbandono. Rimuoiono le piante, poi vengono lasciate in loco per un bel discorso di decoro urbano. Ma qui sotto, per quanto come dire, si può vedere chiaramente che questa pianta è morta per un danno da decespugliatore. Cioè quando si forma un collare di questo tipo, che adesso si vede poco perché ormai è qualche anno che è in queste condizioni, la pianta ha un destino segnato. C'è ragione. No, questo qua è il sensulico, che era stato richiesto anche da noi all'epoca. Perché quando hanno fatto il Bennett, le macchine che escono dal Bennett invadono la carreggiata. Il problema è che così com'è un disastro, e l'abbiamo più volte detto, non lo rispetta nessuno. O gli mettono qualcosa affinché le macchine non passino in contromano, altrimenti ripristinano il doppio senso. Così si preme i furbi. Però così com'è è pericolosissimo. Questo invece, come dire, è un bel filare di liriodendri che dopo le nostre segnalazioni finalmente si sono attivati. Si è attivato un impianto di irrigazione e questo è il risultato a distanza di breve tempo. Non mi sembrava che ci volesse chissà che, insomma. C'è anche... Antonio, hanno attivato l'impianto di irrigazione? Sì, sì, sì. Se tu vedi il filmato precedente, lo stato erboso era veramente secco. Adesso è verde.